In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». Il mondo contemporaneo secolarizzato fatica sempre più a credere negli angeli. Roba da bambini, dicono. Che sia roba da bambini è verissimo, ma è anche roba da grandi, perché dovremmo oggi più che mai, noi adulti, ringraziare gli angeli, che sono ancora in grado di proteggere i nostri bimbi. Perché loro, i bimbi, mai come in questo periodo della storia stanno vivendo sulle loro spalle l'insicurezza e la fragilità di chi invece li deve proteggere. Non sono io che lo dico, ma leggo e cito Massimo Ammaniti, psichiatra. I genitori oggi faticano a crescere i figli, si comportano come genitori compagni e non sono abbastanza rassicuranti né protettivi. A differenza di quel che accadeva in passato, oggi i figli personificano i sogni e le aspettative dei genitori, perché questi investono molto sul loro futuro con corsi di sport, musica e lingue. Questi bambini quindi hanno paura di non essere all'altezza e si sentono responsabili del benessere dei loro genitori. Pensano che se riescono nella loro missione, mamma e papà saranno felici. Così, invece di guardare al futuro con curiosità e spirito di avventura, ne sono spaventati. Non è preoccupante questo? Un tempo erano i genitori che assicuravano un futuro ai figli. Oggi i genitori non hanno certezze e di conseguenza anche i bambini si sentono in balia dell'insicurezza. I bambini oggi vanno protetti paradossalmente dagli adulti. Per fortuna allora che esistono ancora gli angeli custodi, che prima di tutto sono testimoni di quel che gli accade, perché vedono sempre la faccia del Padre nei cieli, e certamente non passeranno indenni gli scandali verso i suoi piccoli. E per fortuna che ancora esistono gli angeli che custodiscono la purezza dei bimbi, che nonostante il moltiplicarsi di ansie e paure derivate da noi adulti, sono ancora capaci di sorridere, di farci sorridere. D'altronde, diceva Dante, che sono tre le cose che ci sono rimaste dal paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.